City Report. E voilà amici, dove siamo oggi? Cominciamo a farci qualche discesina qui per vedere cosa troviamo. Un bel cumulo di immondizie. Però devo dire che non manchiamo mai di trovare schifezze, luoghi abbandonati. E questo è quello che doveva essere forse una volta un posteggio, che fortunatamente è chiuso. Abbiamo qui anche un estintore. Ma dove ci troviamo, cari amici? Adesso vi facciamo vedere. Siamo venuti a fare una capatina in questa giornata soleggiata. Siamo dai pressi di Muggiano. Siamo in via Cusago, noto soprattutto per il Silver Motel, ma non siamo venuti qui per questo, ma siamo venuti bensì per questo. E voilà, proseguiamo. È andato. Supermercato Pozzoli, ex supermercato Pozzoli, siamo a Cusago con Hermes. Eccomi. Guardate, questo è quello che si dice un supermercato abbandonato, una struttura abbandonata. Cosa succede? Andiamolo a vedere. Come prima cosa possiamo chiaramente notare che è diventato un luogo dove piantare rifiuti non vendita di ogni genere. Anche, comunque è pieno anche il cestino, ho visto, messe, sì, per cui non è solamente, mi sa che qua non puliscono molto anche di serie. Proprio per nulla. Qua addirittura ci abbiamo Coca-Cola, bibite, qualcuno che è venuto a farsi la gita. Ma poi il complesso come sarà? Muah. Andremo a dare un'occhiata. Diciamo che intanto mancano anche i saltini, che questi sono fastidiosi. Sì, sì, è qualcuno per li ha smontati. Box, che vi abbiamo fatto vedere, vi faremo vedere. Come al solito un grande traffico perché si va verso la tangenziale. E andiamo avanti. E proseguiamo, qua vedo una scritta benvenuti. Mi sto avvicinando, c'è il nostro amico Hermes. Eccoci qua, questo era l'ingresso del centro commerciale Pozzoli. Qua si entrava e là in fondo si entra ancora senza problemi. Oddio, ha ragione, mi sa che si entra ancora senza problemi, perché nonostante vediamo le scritte che presenta il sistema antitaccheggio, mi sa che il sistema antitaccheggio non ha funzionato molto bene, a vedere da questa grossa spaccatura che c'è qui. Adesso proviamo a entrare un secondino dentro, senza tagliarci possibilmente. Beh, siamo entrati. Qui siamo dove ci sono gli ascensori. Vedo qualche scritta. Questa sicuramente è l'area di carico e scarico, vediamo che c'è anche un estintore. È assurdo l'eco che c'è, Hermes. Sì, sì, siamo veramente solo noi, si sente un eco fortissimo. Ma siamo sicuri di essere soli? Adesso lo scopriremo presto. Andiamo avanti. E stiamo camminando nell'ingresso del supermercato, siamo nell'area che doveva essere l'esposizione o posteggio, c'è una strana scritta qui, giace Yara con un puntino, roba che ricorderebbe qualcosa di triste che è avvenuto, l'uccisione di una ragazza a Bergamo, poi trovata seppellita dove è stato costruito un centro commerciale. Esatto. Questi sono i bagni. È stato sfasciato tutto. Che roba. Anche qui tutto sfasciato, tranne questo water.
L'odore non è dei migliori. Questa è un'altra aria ancora. Qui vediamo una scritta, il Pozzoli non si tocca. Pozzoli è questo supermercato qui, molti hanno avuto dei problemi, sono stati chiusi. Qui vediamo che c'è anche una saracinesca che c'è stato il tentativo di aprirla, ma non serve a nulla, dato che a fianco comunque c'è una porta antipanico già aperta. E qui fuori c'è tipo un giardinetto, c'è una poltrona. Un altro posticino che sa molto di luogo di spaccio. E qui siamo verso il Silver. Va bene, rientriamo, andiamo a vedere i piani superiori. La porta deve rimanere chiusa. Mi sa che non se ne sono accorti, ma ce n'è più di una aperta. Devo dire che mi immaginavo molto più sporco dentro, è più sporco fuori che dentro. Adesso vedremo i piani superiori. Sì, qua c'è un letamaio, ma non riusciamo a farvelo vedere perché abbiamo scaricato la torcia. Qua i cavi elettrici, come sempre, sono stati tagliati, segno molto probabile che sono stati arraffati. Altre scritte, qua io sono Riccardo, col Tetris, va bene. Proseguiamo ancora. Questo cosa doveva essere? Qua c'è l'impianto elettrico completamente cannibalizzato, qua sulla destra. Ah sì, eccolo qui. Non è rimasto più nulla. In effetti, come possiamo vedere, i cavi sono stati tutti tranciati. Sono stati levati dei pezzi del controsoffitto, alcuni pezzi sono appunto, quei rimanenti sono a terra, la porta della cabina è stata buttata giù, insomma, credibile. Proseguiamo ancora e proseguiamo, porta messa per terra, spesso segnale per quelli che ci stanno dentro, perché tu camminando fai rumore, ti sentono, come in questo caso, di fare un caos possibile. Questo è uno dei bagni ampiamente distrutto anche lui. Rumori inquietanti. Qui troviamo un po' di sapone. E qui troviamo l'impianto elettrico totalmente cannibalizzato. Questo è questo, guarda qua. Hanno staccato praticamente tutto quello che era possibile staccare. Se guardi anche sopra. Sì, per recuperare il rame. C'è anche un cavo che pende, vero? Sì, si vede, sì, l'ho visto, sì. Qui altri pezzi di roba devastata. Addirittura un tubo dell'aria condizionata. Credo che questo sia un tubo e un pezzo dell'aria condizionata. Sì, sicuramente. Qua ci sono altri bagni, spaccati tutti il mento. Anche qui è stato fatto fuori l'impianto elettrico, guarda le caraline. Vabbè, qua passi delle meglio, se entri, fino a una ripresa veloce. Sì, sì, tutto quello che poteva servire. Questo rosso per terra qui, spero che sia sì, mattone. È mattone, sì. Hanno spaccato, no? Pensavo fosse sale. No. Ho visto, sì. Gira piano. Questo è l'unico bagno ancora non devastato. Va bene. Qua tutto qui hanno bucato la parete. Tutto il pezzo qui. Qui c'è un altro pezzo di cavo. Sì, che arriva direttamente dal soffitto. E qui rientriamo nel piazzalone interno. Boh, andiamo avanti. Ed eccoci amici, siamo nei sotterranei,
c'è una scritta Hitler, uno di noi, vari cartelli, roba buttata per terra. Qui è molto buio e si arriva dalle scale, chiaramente. Guardate qua, hanno sfasciato tutto e qui è il posteggio dove eravamo fuori prima. Ringrazio sempre Hermes che oggi mi fa luce con la sua torcia, visto che le nostre sono scariche. E qui siamo al piano di sotto. Per ora non vedo pernotti, quindi già la cosa mi sembra abbastanza... Ok, libretti di manutenzione. Chiaramente ho ripreso anche un pezzo tè. Scopo, bebè vivo. Mazza che gusti. Qua c'è l'ascensore. Vedo che c'è ancora anche la cabina, se non sbaglio. Sì, c'è ancora la cabina. Perfetto. E ragazzi, qui è veramente buio e oggi siamo stati sfortunati. Qua più che altro mi sembra che sono stati preda dei saccheggiatori. Esatto. Questa struttura adesso l'ho lasciata senza nessun controllo così, a parte lo schifo, per rimetterla a posto questa adesso che è totalmente danneggiata. La vedo proprio male. Qualcuno si è dovuto anche una lemon soda, perché è giusto, fa sempre piacere mentre si rubano i cavi, vedete qua. Versi una lemon soda. Ci avviciniamo all'uscita. Addirittura non hanno risparmiato neanche le prese qui. Vedete, tutti i cavi in giro, eh? Cavi, pezzi elettrici, bottigliette, perché comunque si suda quando si fanno certi lavori. Queste sono le scale. Questa è una canalina che dà un fastidio della Madonna. Una scritta negri gratis. E queste sono le scale. Questo è il nostro Hermes che sale. E queste sono le scale. It's incredible. Bene, una CP Report Flash per dirvi che ci sono un sacco di immobili anche nella prima periferia di Milano, qui siamo in via Cusago, vicino Muggiano, che sono stati abbandonati per vari motivi e che diventano un luogo per far fare soldi ai criminali, quelli che hanno depredato tutto ciò che era depredabile. Guardate qua. Ma andiamo avanti. E siamo usciti. Carrelli non ce ne sono più, chiaramente i carrelli sono ricercati. Qua ci sono ancora i paletti dell'antintrusione. E altra immondizia, come potete vedere. Un sacco di immondizia sparsa. Perché chiaramente c'è chi sa che questo luogo è abbandonato e quindi ne approfitta. Addirittura abbiamo le pentole qua. C'è qualcosa di buono? La minestra dentro, c'è il minestrone. No, dai. Ti giuro. No, dai. C'è dentro insetti di ogni tipo. Questa è la visione del lato sud. Esatto. Questo è l'altro lato, quello che dà verso il Motel Silver. Vi facciamo vedere ancora due cose. Noi che siamo tanto fissati con le telecamere, eccole qua, telecamera 1 e telecamera 2, che chiaramente non saranno funzionanti. Ultima, la rampa che porta dove vi abbiamo fatto vedere prima, stracolma di rifiuti, e questi sono anche i rifiuti di cantiere, esatto. Perché si vede anche di qualche gommista, sì. Qualche verniciatore. Tutta roba che andrebbe riciclata in una discarica. Assolutamente. Paraurti. Ancora incartati. Anche un alzalo un attimo che non si è visto bene. Eh sì. Ma questa c'è un sacco di roba che arriva da macchine qui comunque. Sì, sì, di tutto. Sono un sacco di pezzi, guardate. Fanali, guarda qua. Sì, cerchioni. Copricerchi. Sì. Un faro di una Daewoo. Può essere, sì. Ma io vedo anche olio esausto, vedo anche una batteria qui, guarda qua, una batteria. Va bene, direi che di schifezze ve ne abbiamo già fatte vedere abbastanza. Ci avviciniamo verso l'uscita e qui stiamo percorrendo il vialetto dove una volta posteggiavano le macchine, dove adesso c'è un sacco di fogna.
E qui vedo una partita di bottiglie. Ma che sarà, urina sta roba? Però mi sembra di sì. Il colore è quello. Ma se non è olio esausto, eh? Una delle due. Molto più probabile che sia olio esausto di qualche macchina, quindi sta venendo usata per smaltire quello che andrebbe smaltito di solito in una discarica regolare. Va bene, andiamo. E mentre ci avviciniamo a riprendere i nostri veicoli, vediamo una bella scritta: non buttare la spazzatura qui, che a quanto pare non è stata molto seguita, eh? Guarda qua, che schifezza. Un altro pezzo, questo è un Mercedes. Sì, è la bella griglia di un Mercedes. Ok, noi segnaliamo tutto con questo video, poi chi di dovere penserà cosa deve fare. Siamo sempre in via Cusago a Milano. Ed eccoci Hermes, abbiamo terminato l'esplorazione di oggi, esatto. Molto veloce, cioè perché ci interessava far vedere quello che c'era. Io sono della mia idea, uno, che gli stabilimenti, questi posti non, così grandi, non vadano mai lasciati vuoti. Assolutamente no, era una struttura seminuova, poteva essere benissimo recuperata, adesso è in gravissime condizioni e diventerà anche molto più costoso e complicato rimetterla in sesto. Anche per tutto il recupero dei rifiuti e il rifacimento degli impianti elettrici. Esattamente. Per quanto riguarda tutti i pezzi di auto che abbiamo trovato, noi solleviamo un sospetto che venga utilizzata per lasciare i pezzi di auto non propriamente regolari, data che la zona presenta qualche criticità di questo tipo? Molto probabilmente. Ai posteri larga sentenza. Un saluto a tutti da Tullio ed Hermes, City Report, alla prossima! City Report!